Attenzione, dottor Arrigoni. Se ci sei, ecco. Che ci parla di un pezzo di cui c'è stata una mezza depositiva ogni tanto, non so, però insomma l'imaging muscolare, che è una metodica non invasiva e può essere di molto aiuto adesso e anche nella valutazione in prospettiva di interventi atti a modificare questo malattia. Grazie, scusate un po' la voce, un po' di influenza. Parlando di imaging muscolare vorrei dedicarmi solamente a quello che è l'imaging di risonanza magnetica, tralasciando un po' la parte di TAC che è stata in parte citata prima, perché ovviamente la risonanza magnetica garantisce una serie di valutazioni che non vanno solo nel, diciamo, nel senso di una valutazione morfologica classica, ma grazie ad una serie di sequenze che sono possibili abbastanza recentemente, grazie appunto a miglioramenti tecnologici, permettono appunto di valutare una serie di parametri multipli che ci danno informazioni a tutto tondo su quello che è lo stato, il funzionamento e probabilmente anche il metabolismo del muscolo. Vi illustrerò poi gli iniziali risultati, l'iniziale esperienza di Bosisio Parini, dove da circa un anno, grazie a un upgrade del nostro scanner, abbiamo potuto iniziare a mettere in piedi un protocollo per lo studio del muscolo nei pazienti con distrofia muscolare e anche appunto con patologie da calpaina. Quelle che sono le sequenze, gran parte della letteratura è focalizzata, è ristretta a quello che è l'imaging morfologico classico, quindi la struttura del muscolo con una valutazione qualitativa della sua integrità, atrofia, infiltrazione adiposa. In realtà da qualche anno sono disponibili altre sequenze, in particolare mi riferisco alle Dixon, che permettono di studiare e quantificare quindi la percentuale di tessuto adiposo all'interno del muscolo, ma anche altri approcci come ad esempio l'imaging strutturale basato sulla diffusione, che è lo stesso che si utilizza nell'encefalo per diciamo così, la ricostruzione dei fasci di sostanza bianca e lo studio dell'organizzazione della sostanza bianca, oppure imaging metabolico, chiamiamolo così, basato sulla spettroscopia e più recentemente anche sulla perfusione. Cosa dice la letteratura e a che punto siamo? Questo workshop del 2012 dice che sono al momento presenti in letteratura sufficienti dati muscolari, di immagini muscolari, in particolare le sequenze T1 pesate che permettono la caratterizzazione strutturale e morfologica del muscolo per numerose condizioni genetiche, miopatie genetiche, chiamiamo così. In realtà è necessario aumentare le coorti di pazienti prima di poter arrivare a una conclusione sul ruolo specifico della risonanza. E già in questo workshop si diceva che le tecnologie stanno migliorando e quindi ci sono una serie di approcci che possono essere applicati per comprendere meglio quali siano i meccanismi di malattia e i pattern della patologia. In particolare, forse non so se potremmo rispondere a queste domande, ma si ipotizzava che la risonanza potrebbe aiutarci a capire perché alcuni muscoli, nonostante il gene sia espresso ubiquitariamente, siano colpiti piuttosto che altri, oppure perché muscoli diversi sono colpiti in condizioni diverse. Questo è un po' quello che si sa dell'imaging morfologico e queste immagini sono tratte appunto da quel lavoro. Esistono pattern di interessamento muscolare diverso a seconda del tipo di condizione che andiamo a studiare. Esistono pattern per le miopatie congenite, per le miopatie miofibrillari e questo è il pattern per le distrofie autosomiche recessive. Vedete, qui abbiamo, sì, più o meno si vede, sulla sinistra, nella colonna sinistra abbiamo sezioni a livello della coscia e a destra a livello della gamba e vedete come in base al tipo di condizione i muscoli interessati siano diversi, per cui nel deficit di calpaina 3, in particolare come è stato ripetuto più volte, l'interessamento è prevalentemente della muscolatura posteriore della coscia, e lo vedete bene qui con questa importante infiltrazione adiposa, ma anche della gamba, mentre altre patologie hanno pattern diversi. In realtà non è tutto così semplice e così schematico, soprattutto perché i quadri possono essere estremamente variabili.
Questi sono 7 dei pazienti che abbiamo studiato a Busisio Parini con deficit di carpalina 3 e vedete che se è vero che in alcuni l'interessamento è predominante a livello della muscolatura posteriore, in questo soggetto abbiamo una atrofia, un'infiltrazione adiposa della porzione posteriore con un sostanziale preservamento della muscolatura anteriore. In realtà ci sono pazienti che anche ad un'età più giovane, ma con un esordio di malattia più giovane, mostrano un totale sovvertimento dell'architettura muscolare, non solo della porzione posteriore della coscia, ma anche di quella anteriore. Quindi le cose sono molto più complicate di quanto sembrerebbe da questa schematizzazione. Questi sono altri pattern che abbiamo studiato di altri pazienti con altri deficit e vedete anche qui come ci sia un'estrema variabilità di interessamento della muscolatura. In questo caso, ad esempio, in questo paziente con deficit di sferina di età non giovanissima, ma il sovvertimento dell'infiltrazione adiposa è pressoché totale. Il muscolo bianco, per voi che magari non siete abituati a questo segnale, il muscolo sano ha un segnale scuro, questo bianco è tutto grasso. Quello che abbiamo fatto però qui, stiamo iniziando a fare a Busisio, è non fermarci a questa descrizione morfologica dell'integrità della muscolatura, ma cercare di andare oltre sfruttando le possibilità della risonanza. Quindi stiamo provando a mettere in pratica un protocollo di acquisizione che ci possa dare una caratterizzazione multiparametrica, soprattutto quantitativa, che ci permetta di studiare i vari soggetti a livello del singolo muscolo con misure che siano connesse alla struttura del muscolo stesso, e stiamo provando a vedere se queste misure appunto sono applicabili nel soggetto sano e poi nei soggetti patologici. Gli strumenti che abbiamo utilizzato, deciso di utilizzare in quella menu di sequenze che la risonanza mette a disposizione sono questi: la sequenza Dixon che vi dicevo prima, che permette di quantificare la componente adiposa, la frazione adiposa del muscolo, le sequenze T2 per la quantificazione del tempo T2 del tessuto, che è un parametro di risonanza che potremmo correlare, utilizzare come parametro di misurazione dell'infiltrazione infiammatoria del tessuto, e poi, cosa un po' innovativa, non facilissima, l'utilizzo di sequenze di diffusione, che sono appunto le stesse che vengono utilizzate nel cervello. Queste sequenze si basano sul principio noto a chi si occupa di immagine cerebrale, che l'acqua all'interno degli assoni non si muove liberamente ma ha una direzione preferenziale di movimento lungo la direzione principale dell'assone, e quindi studiando come l'acqua si muove in un determinato intervallo di tempo sono in grado di ricostruire la direzione di quel fascio. Ora, questo principio si può applicare a tutte le strutture fibrose, fibrillari del nostro organismo. Il muscolo è una struttura che è costituita, come sapete, da fasci e da fibre, hanno dimensioni diverse per cui la sequenza va adattata, però in teoria questa sequenza ci può dare informazioni sulla integrità di queste strutture, e qualcuno in letteratura recentemente ha dimostrato come parametri derivati da questa sequenza, in particolare l'FA, la fraction anisotropy, che è uno degli indici che si ricavano dalle sequenze di diffusione, siano correlati con indici come la forza muscolare o la frazione di grasso. Questo è un po' il protocollo che mettiamo in atto. Noi acquisiamo appunto una serie numerosa di sequenze che poi cerchiamo di coregistrare insieme l'una sull'altra per ottenere tutta una serie di mappe e di dati. Vedete, questo è un esempio di due soggetti nella riga superiore sono presenti le immagini di un controllo sano e in basso un paziente affetto da distrofia da deficit di calpaina, e vedete abbiamo immagini strutturali che sono quelle classiche che ci danno una informazione su quella che è la compromissione generale del tessuto muscolare. Qui vedete già la differenza tra un individuo normale e un paziente con l'interessamento prevalente posteriore. Le mappe di FA, che sono mappe derivate dalle sequenze di diffusione, che quindi ci danno informazioni sulla integrità delle fibre, mostrano un'assoluta uniformità nel tessuto muscolare sano, mentre una estrema eterogeneità nel tessuto patologico.
Questa è la mappa che si ottiene da quelle sequenze Dixon che vi dicevo, vi dà un indice della infiltrazione adiposa del tessuto, per cui nel soggetto sano, nel muscolo sano, questo valore è attorno, diciamo, al 10%, vedete che nel soggetto con la malattia aumenta fino ad arrivare anche all'80%. E poi le mappe di T2 che ci danno ulteriori informazioni sulla struttura del tessuto, un po' più complicate da interpretare. Questi sono iniziali risultati che vi mostro, ma le analisi devono continuare, che abbiamo fatto a livello di due muscoli, il vasto ed il gracile, che in genere sono interessati in maniera diversa, e il primo dato interessante è che sicuramente nei controlli sani questi valori risultano essere abbastanza uniformi e ripetibili, e questo è un buon dato, nel senso che queste misure il fatto che siano ripetibili e uniformi nei soggetti sani li rende dei buoni candidati per studiare la patologia. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto in una serie di soggetti con patologie diverse. Nel riquadro rosso è evidenziato quelli con deficit di calpaina. Vedete, sicuramente gli indici sono alterati, sono modificati. La cosa che appunto non ritroviamo, ma era difficile aspettarsela, è una uniformità delle variazioni, delle modificazioni di questi indici. Però è interessante notare come questi appaiono sensibili alle modificazioni, perché ad esempio questo paziente ha dei valori di sia FA, sia di frazione di grasso, sia di tempo T2, che sono comparabili a quelli, o molto simili a quelli di un soggetto sano, e questo paziente era proprio quello che aveva quella muscolatura più integra rispetto agli altri. Esistono delle differenze tra muscoli e questo ci farebbe sperare che questi indici siano utilizzabili per caratterizzare singolarmente le diverse strutture. In più, da quelle sequenze di diffusione possiamo ottenere anche queste ricostruzioni trattografiche, così come si possono ricostruire i principali fasci associativi e proiettivi dell'encefalo, e la teoria ci dice che possiamo ricostruire anche la struttura del muscolo e le fibre muscolari, per cui qui avete a sinistra le ricostruzioni del muscolo vasto e gracile in un soggetto sano, mentre a destra vedete le stesse ricostruzioni fatte a livello di tre soggetti con distrofia da deficit di calpaina, e vedete la differenza di architettura che apprezziamo visivamente, ma che con queste ricostruzioni salta di più all'occhio. Questo soggetto tutto sommato ha una struttura, ad esempio del muscolo vasto, più simile a un soggetto sano, ed è il soggetto che ha il pattern morfologico migliore. Vedete invece in questi altri soggetti in cui la sostituzione adiposa è estremamente avanzata, come la ricostruzione delle fibre faccia fatica a realizzarsi. Oltre ad essere di immagini molto scenografiche, belle da vedere, possono essere utili perché possiamo utilizzare questi indici, ad esempio la lunghezza delle fibre, l'angolo di pennazione per gli angoli per i muscoli che presentano appunto questo angolo, oppure ad esempio la coerenza stessa della direzione delle fibre, per ottenere ulteriori variabili in grado di caratterizzare le patologie. Per cui quello che abbiamo ottenuto sinora e che ci fa ben sperare è di avere messo a punto un protocollo che caratterizzi, non solo dal punto di vista morfologico classico, ma multiparametrico, i soggetti con misure numerose in un tempo accettabile, circa 35 minuti. Abbiamo ottenuto valori che sono ripetibili sui soggetti di controllo, e questo è un'ottima cosa, e sembra che questi dati siano sensibili a misurare le modificazioni indotte dalla patologia. Ovviamente, come potete ben immaginare, dobbiamo aumentare la numerosità campionaria proprio per l'estrema eterogeneità delle situazioni, e abbiamo intenzione di applicare alcuni modelli più complicati, ad esempio per studiare a partire dalla diffusione anche la perfusione del muscolo e quindi la vascolarizzazione del tessuto stesso. C'è molto da fare, però questi risultati ci fanno ben sperare. Vi ringrazio.